Silent Hill 3 parte 1 PC, gioco dell'orrore di tanto tempo fa. Allora, nuova partita, livello normale, difficoltà normale, vediamo cosa succede. Gioco per PC che con una bella patch, ovvero questa, è stato rimesso a nuovo, nel senso era originario in 4 terzi, ma con questa patch va in 16 noni e in alta risoluzione anche in 4K, nonostante io lo gioco in 2K. Allora vediamo cosa succede. Il tutto starta così, gioco veramente horror, horror puro con i cavalli, ma i cavalli dell'orrore, però come i conigli. Nel 3 il giocatore manovra la bella chiamiamola Cheryl, il coniglio dell'orrore insanguinato. Silent Hill 3, detto all'italiana Silent Hill 3, si svolge in un Luna Park in Silent. Vediamo cosa succede. Questo gioco, che non ha, tornando io ad aver giocato Resident Evil 2, ora provo questo gioco qui, ovvero Silent Hill 3, lo chiamo, anche se è Silent, vabbè. Sei in un Luna Park, all'inizio non ti spiega niente. Questo gioco, che ora è un tutorial, è un prologo, diciamo, non ti spiega niente. Ti prendi i giochi, sei la ragazza, dove sono? Che la ragazza, quando c'è queste immagini ferme, devi fare qualcosa. Sto trovando i tasti. Allora, la luce accende e spenge. Allora, diciamo che per ora devi solo correre, perché ora, anche se nell'inventario ti mette bene, ti dà cure, pistole che non troverai più, qui è meglio correre. Allora, le porte sono abbastanza veloci. Non ho, diciamo, la telecamera. Ops, queste sono forti, sono da evitare. All'inizio è da scappare, conviene, anche se, ripeto, ti mette bene. Vai subito qui. C'ha la pistola, c'hai il coltello, fammi vedere che c'hai. Allora, all'inizio è così, se vuoi prolungare la cosa, tenti di abbattere questi tipi. Ma non conviene, perché... fammi vedere, mi dai l'inventario, cercavo l'inventario, accendi, spengi, l'inventario è così, ti mette bene, ti dà tutta roba che è solo in questo prologo, che dopo puoi anche sprecare, però diciamo te la leva quasi subito. Sei in questo Luna Park, ma dell'orrore, di notte. Silent Hill, la saga di Silent Hill, qui è chiuso, è un Luna Park, una seggiovia, vai di qua. Non copia niente a Resident Evil, non copia niente, ha un'atmosfera tutta sua, oh! Ha un'atmosfera tutta sua, che riesce a riprodurre certi momenti di gioco, horror puro, non che Resident Evil, la saga in generale, sia da meno, ma è roba diversa, con atmosfere diverse. E qui, veramente sei in una seggiovia di Luna Park, che di giorno è allegra, ci cammini a piedi, lei non capisce, lei, questo gioco essendo il 3, andrebbe, e qui ti dice che è successo, sei morto, andrebbe collocato, andrebbero prima giocati i primi due, roba che ho fatto, ma non li ho giocati sul canale, diciamo. Silent Hill 3 è la donna, e questa donna si colloca, graficamente è bello per essere un gioco del 2002, riportato più a lustro che mai, più di così non può, perché, cioè, va bene così, dico, questa ragazza non è nient'altro che, poi la storia viene a galla, la figlia o figliastra
Ora ho un dubbio dell'uomo, del giocatore del primo Silent Hill, del primo e il secondo, che se uno fa mente locale, lui in Silent Hill 1, forse anche nel 2, sì, anche nel 2 continua, cercava una bambina, a quei tempi era bambina di età. Ora vediamo cosa succede qui. Comunque finisco il discorso. Lui cercava Cheryl. Anche qui parla del padre. E questa Cheryl non è nient'altro che lei adulta. Chiuso il discorso perché volevo vedere un po' la trama, di questo Silent Hill, che lei fa un sogno, però non ci pensa tanto, si sveglia nella realtà normale di tutti i giorni e chiama questo papà. Intanto qui ha uno spione, ma che bella grafica, lasciatemelo dire, un gioco PC targato, ho letto 2003, poi però la patch è molto dopo. La patch è 2013, questa patch stira in 16 noni il tutto. Più gli dà la risoluzione fino a 4K. E sì, vabbè, ha messo tutto alto, tutto. Settaggi alti, sangue, sì. Allora, la trama è questa, che c'è questo Mr. X, questo uomo misterioso, che la scoccia, la disturba. Il paparino, che dice lei, però non è la storia un po' travagliata da capire. Non è però l'uomo di l'uomo che manovra in Silent Hill 1 e 2, ma è un papà diverso, o è adottivo, o è l'originale, uno dei due, che ora non vorrei dire cavolate, uno dei due. E Silent Hill va così se uno gioca il 3, come faccio io, perché la storia continua, ma nel 3 è l'unico gioco che sei con la donna, ovvero lei con la ragazza. Questo è il salvataggio. In Silent Hill salvi così, salvi con questo simbolo rosso. Quindi ho fatto un benchmark, lo sovrascrivo per vedere se era tutto a posto, provare i tasti. Silent Hill 3. Allora, qua c'è quell'uomo che la scoccia, non ci torna. Ok, e poi durante il gioco la aiuterà a lei. I caricamenti, porte, finestre sono inesistenti. Giù non credo ci sia niente per me. Mi ha levato tutto nell'inventario perché era un prologo. Mi lascia con un misero coltello, zero scorte, oggetti, un ciondolo che la chiave di casa. Ciondolo che nel finale la aiuterà, diciamo, ora è presto per il finale. Per il resto ci sono le classiche immagini ferme, dove quando la vedi, l'immagine ferma, devi fare qualcosa. Queste immagini ferme, essendo un gioco PlayStation 2, poi riportato PlayStation 3, come ora immagini ferme c'è da fare qualcosa qui, non c'è più niente, c'è quel camion, camper che ti sbarra la strada, non ha oggetti, perché l'ho giocato fino al benchmark per fare una prova, lì non c'era niente, non ci ritorna. E la telecamera, io non ho l'analogico destro, diciamo, per vedere meglio dalle parti, però ho questo, massimo così. Non è poco, me lo farò bastare. Poi la ragazza, che si chiama inizialmente in un altro modo, ora mi sfugge, io la chiamo Cheryl. La ragazza, cosa volevo dire? È un gioco tutto di mappa alla mano. Ah, volevo dire che la ragazza si può manovrare sia in 2D che in 3D tramite opzioni. Tramite opzioni è chiuso e qui iniziano le cose. Lei deve andare a casa, diciamo, però in 3D la cosa è ancora più macchinosa. Io l'ho messa in 2D che mi trovo meglio, non avendo nemmeno la telecamera,
La telecamera che mi posso voltare dove voglio per vedere meglio. Ti dice tutto quello che devi vedere è qui. Lo vedi? È qui, non hai bisogno di altro, ce la fai. Allora, questo è un supermercato apparentemente a posto. Queste immagini ferme, questa porta ti suggerisce di andare ambigua. Questo è un gioco. La prima pistola del gioco vera. Prima era un tutorial, Luna Park dell'errore, che tra parentesi sarà anche un finale. Ci torni nel finale, ma ora è presto, lo giocai. Non è ovviamente la prima volta che lo gioco. Ecco i primi nemici di Silent Hill, Silent Hill. Allora, se questo lo vuoi uccidere, veramente ribrezzosi, lo uccidi, se no te ne vai. Fammi vedere un po' il pad, le cose. Il gioco non è doppiato in italiano, ma già da... Ah, le uccide di filmato, mi sa, le uccide di filmato. Il gioco è stato doppiato in inglese, però c'era i sottotitoli, poi da PlayStation 2 è morto, è morto. Ma non sono così facili da ammazzare, questi sono i più forti del gioco, questi essere. Da PlayStation 2, ovvero in questi anni qui, che il gioco non era assolutamente così, a parte questo, ma era in 4 terzi SD, massimo a 6,40x4,80. Allora, lei quando guarda in terra vuol dire che spesso c'è da prendere degli oggetti, chiave degli oggetti. Anche in Resident Evil il personaggio, donna, uomo che sia, guarda in terra quando c'è qualcosa di interessante. I proiettili di pistola che ricarico con... ora non lo so con che ricarico... Ah, con questo ricarico. E guarda ancora, non ho telecamera, posso fare così. Allora c'è questo, però... Diciamo che ci siamo. Uno può esplorare meglio, può, e si va via. La trama principale non è che ti dice super tanto, di cose, non è che ti dice uno, il giocatore gioca e poi tutto viene da sé, qui deve essere una mappa, questa mi aiuta. Per il resto è la solita zolfa. Questi giochi sono tutti di mappa dell'orrore. Sono... Dove sono io? Ho la mappa del centro commerciale. Il centro commerciale ha due atmosfere. Eccoci qua, ti dice quello che hai aperto, quello che hai. Ne volevo lo zoom, no, secondo piano, lo zoom e poi lo troverò. Allora, lo zoom. Poi lo troverò, ma appostoso. Ah, eccolo, ho trovato accidentalmente. Allora, la mappa ce l'ho. Allora, porta sbloccata, ce l'ho la mappa. In un tasto più comodo. Non lo so, exit, però c'è da esplorare qui. Assume due. Allora, exit, però è un po' presto, magari no, magari no. Andiamo a esplorare, c'ho mille porte, un ascensore che per ora non va, per ora il tasto ma non va. Magari è un po' scomoda la visuale così, allora ce l'ho la mappa. In un click. Sì, eccola qui, la mappa in un click. Vieni qua. Allora, se zooma così. Andiamo a vedere che c'è di sotto. Per di sotto intendo qua. Spero ci farò subito la mano. Senz'altro è tutto chiuso, senz'altro. Però se fai tutto è meglio. Ok, me ne vado, torno. Non può essere tutto chiuso, mi ridà la mappa. Ta-ta-ta-ta. I bagni, il telefono. Una porta di qua, una porta di qua, una porta di qua,
Però lei esce da questo portone grande, rientra. A questo punto deve andare di sopra, ma non ci vuole niente a fare così. Mi levo il dubbio. È aperto, ho sbloccato, ecco. Qui c'è un cane che, se trovo, sì, grosso modo si mira, sei. Non so se era meglio scappargli. Perché un altro cane che conviene scappargli, le munizioni non sono infinite. Sono andato di qua. Ti dice che forse era meglio andare di sopra, lo vedrò subito. Ti dice che di no, guarda, ti dice di no, era meglio se non andavi, qui è tutto chiuso, qui è tutto chiuso. Allora la cosa è di sopra questi cani, anche se è aperto, però non ci fai un bel niente, anche se è aperto. Poi mi mandava qui, mi mandava qui. E dove mi mandava per andare di sopra? Avevo visto un exit, avevo visto un exit. Eccolo qui, exit, però nonostante pensavo che di sopra avevo ancora, di sotto avevo ancora cose da fare, magari è così, mi sbagliavo, magari è così, però sono tornato indietro e non c'era ancora. Ok, è rotta. Ah, questo essere. Meglio se si leva di torno. I mostri si lentizzano questi. Allora, alcune porte, parecchie porte sono chiuse. E qui è tutto di mappa alla mano. No, mi devi dare questo. Eccoci qua. Le porte sono chiuse, chiuse, ne trovi due o tre aperte che sono la chiave del gioco. Se poi ti manca qualche tassello, hai la mappa, ecco, questa si apre per esempio, c'è un salvataggio, hai la mappa e vedi qua le porte, salutare, forse già ho perso vita, hai la mappa e vedi cosa. Eccoci qua, poi ci sono gli enigmi. Una chiave sotto questi assi che è caduto qualcosa. Era una chiave. Qui devi prenderti. No, e ti dice non può, sì, non può. Gli enigmi sono questi ed altri. In Silent Hill 3 do una salvata. Do una salvata. Salvata, vado qui. Sì, ne faccio un paio di salvataggi e uno di copertura. Allora, qui tutto per prendere la chiave. Per ora non si può. Le munizioni ne ho abbastanza. Dopodiché, di porta aperta c'era quella e diamo un'occhiata. Ecco, l'enigma è segnato con un cerchio, questa tanto sarà chiusa. Ok, si va da un'altra parte, si va da un'altra parte. Qui c'è la strada, avendo ammazzato questo sgorbio. Cioè, la strada non te la dice il gioco, la strada ce la devi trovare da solo nelle porte aperte, in qualcuna di porte aperte. Poi il gioco assume. Assume un'altra forma, ovvero dell'orrore. Già lo è, però assume un, ecco, quelli fanno male, però qui è tutto un pentagono. Dopo c'è proprio l'area. Qui ci va. Dopo all'area proprio viene tutto. Oh, le tanaglie. Pinze, chiamale come ti pare, in questa panetteria che è aperta perché in centro commerciale c'è qualcosa da mangiare, c'è qualcosa, no, no, c'è, diciamo, basta,
Dove sono andati i dipendenti? O non è orario di lavoro? Ok, andando di qua, che c'è quei mostri grandi che girano, credo si apre poco altro. Qui devi fare una corsa perché ho preso delle noci. Ok, chiuso, poi guarderò che farci. E qui ho rifatto il giro. Delle noci, eh. Allora, queste noci, queste. Beh, ritorno qui e telecamera non fa scherzi, questo è grosso, non conviene. Allora, con queste tanaglie, con questo schiaccianoci ci apriresti. Ci arrivereste queste. Mi dai l'inventario? No, è quest'altro. Sì, ci aprirebbe proprio queste perché la cosa. Ok, lì l'enigma era così. Ha due facce l'ambiente circostante che siete così, che è di orrore medio, è di orrore che già basta avanza, e dopo assume proprio un aspetto orrore puro. Tutto il pavimento e ciò che ti circonda rosso sangue. E lì poi sì, con un'altra musichina proprio che aveva preso con le pinze. Allora, questa chiave, cosa? La chiave di una biblioteca. Ecco, sicco, devo ritornare di sopra. Allora, devo ritornare di sopra e. Qui il pericolo è papà, me ne ha messo in piedi un altro, conviene scappare. Qui era chiuso, qui era, però. Poi perché hai poche munizioni, eh? No, sono troppe. Ti immagini, ti scarico 6 pallottole a te più la biblioteca. Vai, fai un. Guarda, qui è tutto chiuso, chiuso, chiuso. Allora, terzo floor. Qui ti rimanderebbe giù. Allora, questa porta tanto non c'è niente, non ci rivado indietro. Allora, chiusa, eccola qui la porta che devo aprire io. Quindi ritorno. Inzu, vero exit. Allora, ad andare in biblioteca. Qui c'è questi grandi che. C'era una porta che mi dà una botta questo. Biblioteca. Non era qui? Era qui, era qui, era qui. Era qui. Quando c'è una chiave con le immagini ferme, una immagine, la classica immagine ferma, in questa biblioteca c'è da fare roba. Cosa c'è da fare lo vedrò subito, spero. Tanto prendo i proiettili, quei tre cani, quei tre roba viola. Altro enigma, vuole una combinazione che non ho. 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Però, esplorando ancora meglio la stanza, che non è grandissima, c'è questi libri in terra. Allora, quanto spazio c'ho nell'inventario? Il Resident Evil ci stavi stretto. E qui, un attimo. Gli enigmi sono questi, devo allineare quei libri. Quindi questi libri. Ma lo spazio credo è infinito. Dai, usa. Ah, eccoli qui. Allora, no, questo lo colloco. Dai. Ok, qui perché devo. Ah, ecco, i numerini sono. Ecco, i numerini. Uno l'enigma lo deve capire. Sono tra questi libri, però c'è un movimento, una collocazione particolare. Speriamo di trovarla presto. Speriamo di trovarla presto. Praticamente questa ragazza è la bambina, che ora è adulta, dell'uomo che cercava Silent in.
che la cercava in Silent Hill 1 e 2. È lei. Il Silent Hill 3 lo giochi con lei. Vediamo 6 ci sta, 8 ci sta. Questo vediamo se lo collochi qui. Vediamo se lo collochi qui questo. Vediamo se questo lo collochi. Qui 7, 3. Questo lo collochi qui. Poi 8, 6 però. Questo lo collochi. Vediamo un disegno. Ecco, ora mi torna di più un disegno più accettabile. 6, 8 mi torna. Ora mi torna. A questo punto spero sia così. Che numero è il primo? Allora, 7, 3, 6, 8. Questo è un 7, il primo. 7, 3, 6, 8. Proviamo. 7, 3, 6, 8. 7, 3, 6, 8, eh. Allora, dov'è qui questa roba? Uno può fregare tutto, tutto indisturbato, c'è bella roba. 7368. Se sblocchi ti porta da un'altra parte. 7368 ho letto. 7368. Speriamo era un 7. Basta. Ok? No, ti dice che non è. Perfetto. Ci vuole 5 numeri. 7368 non va bene. 7368 non va bene, quindi. Quindi 7368 i numeri. Ma non è che un 9 è un 9, 93, 68, non è che un 9, non è un 1, quell'1 con quel ricciolino, un 93, 68, ma non è che un 9 era tutto lì. È aperto, veramente avevo fatto bene da subito. È un 9, non era né un 7, per me era un 7 quella scritta stupida, per me era un 7. Vabbè, lasciamo perdere. O un 1 o un 7, un 1 con un ricciolo, invece era un 9. Non erano né 5 numeri né altro. Allora, vediamo qui cosa succede. Era una cosa da un minuto, ci hanno messi di più, pazienza. Allora, questa suora, questa, chi è questa suora? Questa suora è praticamente, è Claudia, ti dice. E lei sa parecchio di più su lei, sulla protagonista, la prescelta. E questo è operato, ma per ora non hai visto niente, ancora non hai visto niente, dopo è molto più macabro. Questa è una pazza che lei comunque ha qualche potere speciale, la ragazza bionda, la ragazza bionda ha qualche potere speciale dalla nascita, infatti è la prescelta. Ritorna in mano al giocatore. È la prescelta. Difatti suo padre, che la trama è ora che cerca il padre, non è il suo vero padre. Cioè, insomma, è un casino, perché anche la madre non lo so chi è. Non so se il gioco lo spiega. Fatto sta, lei, questa bionda Cheryl, è una persona speciale. Allora, aprendo tutto, rimane l'ascensore. Ci guardo.
Rimane l'ascensore, non ho notato la scala mobile, ora non mi interessa, ecco se si apre qui è fatta la cosa. Praticamente erano quattro numeri, quelli di prima, quattro numeri, e l'uno era un 9, però era scritto un po' strano, poteva sembrare un 1 e un 7, vabbè, uno fa tre tentativi. La classica radio che quando si accende questa... la radio è la classica di Silent Hill. Ecco, quando suona questa, vuol dire nemico in agguato, un nemico... Eccolo qui, come si chiama? Lo stile macabro di Silent Hill, puro horror, puro. Ha due volti lo scenario di Silent Hill. Quello di che abbiamo visto finora è questo, subentra questo, quando subentra questo sono dolori. E la ragazza continua a giocare, va avanti, non si torna più indietro, ti chiude le porte, il gioco nuovo è solo qui con questi esseri schifosi che ti buttano l'ascensore in giù. L'ascensore in giù. Lei non ci crede di quello che sta vedendo, perché lei viene dal mondo normale, dal mondo reale, mentre gli capitano queste cose assurde, sono incubi, e qui però lei è anche un po' guerriera, è anche una mezza guerriera, vediamo se mi ha ricaricato qui. Rigiochi praticamente la stessa cosa, però è peggiore sotto forma di incubo. Allora io ho la mia energia lì, dai le armi che voglio vedere se è ricaricata, ricarica. Poi guardo meglio come si ricarica al volo. Guarda, tanto questo è a giro, mi dà noia. Prima o poi faccio prima io. È un cane con boh, il muso scoperto con... Allora, vediamo. Di tutte queste porte se ne aprirà solo due, tre, quattro, non lo so, però ecco, come questa. E energia. Tre bande salutare, aspetta, tanto devo andare un po' da tutte le parti, però... che enigmi c'è, dove lei guarda? Allora, qui ci ho preso roba curativa. Se lei guarda ancora, non guarda più, finché guarda, qui era curativa. Ah, è un salvataggio, guarda, era. Ok, è un salvataggio. Questa è zona safe con tante cure. Si riprende il cammino. Fammi vedere le porte che... Tutto su è da scoprire. Tutto su, vediamo se va. Se va qui c'è anche un bagno. Non va. Il cane l'ho ammazzato. È un altro. Te lo mette lì che mangia. Però ti vede. Lasciamolo stare ora. Ho capito, vado qui che è aperto senz'altro. Mi manca tutto di là. Sì, mi manca tutto di là. È meglio andarci subito, se no perdo i tasselli. Verifico, verifico. Mi manca tutto di qua. Mi manca da... Perché magari c'è un oggetto, magari c'è... Inutile, vado al piano. Magari è tutto chiuso. Però meglio verificare. Questo è un ascensore. Un attimo, qui dopo. Ma due cani, questi mi fanno male. Questi mi fanno male. Fammi vedere che questi due cani non ce li spreco. Allora, rimane un ascensore. Apri un'altra porticina.
qui, devi andare via, guarda, non ti ci... nemmeno ti ci devi confondere. Fai vedere questo ascensore. Ok, qui non c'era proprio niente praticamente. Però meglio verificare, magari ti manca un tassello. E c'era un oggetto da prendere qui. Tutti non le puoi ammazzare, qualcuno sì, perché poi le munizioni non figliano, non figliano. No, qui si apre per forza, mi torna e sei esattamente in un puntaccio che... Qui ci vai. Ok, qui non è un altro puntaggio. Non ho l'analogico, no, dove le stanze in cui vai c'è da fare, ecco, qualcosa, qualcosa. Qui dopo, le classiche immagini ferme. Venivo da là, venivo da là. Ok, non c'era altre vie, guarda, ho fatto bene. E invece c'erano altre vie. Mi devo ricordare questa stanza. Guarda, ho la mappa. Si torna a confondersi con questo disgraziato. Qui si sta alla larga, è più forte di me. Un altro disgraziato. Oppure no, ho visto male. C'era. Allora, questi sono forti con la pistolina. Però dovevi passare per forza di qui. Per arrivare qui. Dove c'è un po' più luce. Poi ogni tanto mappa alla mano. Ok. Ah, qui ti offre cure, cure. Io in qualche modo devo tirare giù. Cosa guardi? Quella scala. Allora, prosegui ancora, ok? Però, vediamoci. Allora, qui dov'era la strada dritta di qua? Di qua. Ma entrava anche qui. Ecco, questo entrava anche qui. Quello se non ho un fucile più grosso, ammoniaca. Se non ho un fucile più grosso. Qui è finito. Ah, sta bussando, ma c'è qualcuno lì dentro. Allora, questo è con colpo mi... Qui devi correre appena esci. Allora, ammoniaca, la porta era messa proprio... Ma guarda, non ce la fai con questo. Devi aprire. Ecco, ora ci vai. Ci vai, mamma mia. Come faccio a farlo fuori? Vabbè, ma io non avevo già munizioni, sì. Io non avrei avuto munizioni. Qui devi fare tutto questo centro commerciale, qua c'è una porta. Quanto potevano essere forti quelli grossi, tanto. Allora, finché lei non guarda niente, qui stai visitando il posto di prima. Si è aperta una porta. È rotta, ti ha detto, basta, non è la strada. Quindi... Non hai... Allora, immagini ferme, la torcia, ma ce l'ho la torcia. Aspetta, non l'ho accesa. 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 Ce l'ho la torcia, ma se mi si accende da sola. Allora, non ho una torcia. La torcia non ce l'ho. No, la torcia ancora no, c'ho la radio. Allora, qui ci devo tornare, questa gruccia mi serve.
In più qua non ho finito. Dove esco? Vado in giù. Il cane è veloce, il cane si ammazza, è un attimo. Non è che può stare qui per tanto. E anche qui c'è questo. E questo, ecco, questi non. Dai, li devo vedere meglio perché chiusa di sopra è presto. È tutto dritto. Questo non l'avevo fatto, però tutto dritto. Quei due, non so se li fa fuori oppure. Chiusa mi ha detto. Anche qui è lui, ma questi sono troppo grossi. Tutto in fondo. Ora si va tutto in fondo, mi manca la torcia. Tutto in fondo qui. Poi un'altra occhiata. Tutto dritto, se c'è strada. Non c'è strada, ma basta vederlo. Quindi cosa mi rimane da aprire? Mi rimane da aprire porte inutili. Come mai non ho preso chiusa, chiusa? Quel bagno ancora non l'ho trovato. Centralino. Guarda, uno, ma non le posso ammazzare due. Qui è solo da scappare. Scusa, è solo da scappare. Salvataggio. Allora non ho trovato una torcia. Qui ti dice non ci devi sta. Questo si ammazza però. Io non ho la torcia. Questo non mi dà noia. Andiamo un po' a vedere meglio. Guarda, mi manca delle aree qui, l'ho anche detto, esploro meglio perché. Ecco qui, esploro meglio perché, ma tanto sono chiuse, ma qualche porta deve essere aperta. Esploro meglio perché se poi c'è tre porte da aprire. E c'era gente però, c'era gente, ma c'era due cani, c'era. Chiusa, chiusa. Oh, una, due, tre. Allora io ho perso la torcia. C'era un cane qui che non ti fa. Sono chiuse queste porte, dai. Chiusa. Chiusa. Oh. Se solo avessi una torcia, ti dice tutto chiuso e di più. Ti manda qui. Allora, un bagno. Poi non ti fanno vedere niente, non ti fa. Un bagno. Poi stanno a mangiare, stanno. Non ho una. Qui non so, qui al salvataggio c'è una torcia, non ho notato. Ah, qui si vede bene, c'è una torcia che non ho notato assolutamente. Allora, io ho preso tutto. Non mischiare la moneta. E questa chiave, le chiavi di casa sua, per ora è presto. Ok. Mi manca una torcia, eh? Una torcia. Allora mi dici tutto su.
A quel punto ho aperto tutto e di più non c'è gioco. Mi manca un punto che non ho visto. Questi nemici grossi puntano a non farti. Qui, guarda, mi manca. È il muro. Perfetto, il muro. Quindi anche qui. Aspetta un attimo. Qui sono entrato. Non ci ho concluso niente. No, non ci ho concluso niente. C'era quella scala. E ci siamo, nella scala ci siamo, ma non ci siamo. Qui non c'è torce, si dice, se solo avessi una torcia, eppure lei aveva una torcia, una torcia. Volume, ci siamo, sono dei mostri, sono. Ti dice non ha la torcia lei per ora, quello è il problema. Zona safe, esco di qui e tutto su che mi manca un tassello. Dai, la torcia è qui e non l'ho vista. Tutto su che mi manca un tassello. Allora qui. Ci va, ci va. Tutto su che mi manca un tasto. E qui che c'era? Niente c'era qui. Qualcosa ci deve essere. Allora, tutto su che mi manca un tassello. Questa è una porta? Sì. Questo cos'è? Ti dice non puoi esplorare, non puoi. Con quei due mostri lì. Comunque due, tre mostri però ti offre qui dentro. Ah, oh, questa ho perso. Se spengo le luci, vedevo questa. Ecco la torcia. Era una cosa che entra qui dentro per non fare niente, no? C'è un interruttore qui dentro. Ah, a questo punto si va tutto su in quelle due frecce di qua. Qui si va a prendere una cosa. Prendere una cosa, piano piano loro prenderanno me, loro prenderanno me. Se lo facevo prima, ho perso il tassello. Volentieri. Lo facevo prima. Però non è che gli enigmi le fai, ora la vedi, prima non te la vedeva. Ora con questa gruccia torni proprio via, mi torna con questa gruccia, vai. Telecamera permettendo. Torni di qua, questi sono nemici al di fuori della tua portata. Devo tornare. Ecco queste freccettine qui, qui devo tornare, queste freccettine qui. Tutta una bella corsa dritta. E loro non si vergognano. Con la pistolina non gli posso io scaricare a quelli tutto il caricatore addosso, non mi porta niente dopo. Ora si dà un occhio, è qui, guarda, è qui. Qui entrava. Ok. A questo punto. La cosa è fatta. Dov'è l'immagine? Ferma. Ora, eccola qui. No, non è nemmeno qui. Eccola qui. A questo punto. C'è una scala. Ok, mi servirebbe qualcosa, eh? E a questo punto con la gruccia ci fai una bella cosa. Usi la gruccia che non fa altro che portarti al piano superiore con ancora più problemi. La torcia era lì, però dovevi spingere l'interruttore, se no non la vedevi. Quell'interruttore non l'avevo notato perché anche quello era un mezzo enigma. E diciamo che la cosa andava così, sono tutti enigmi diversi dai giochi degli orrori. Silent Hill a questi di enigmi, a questi ed altri. A questo punto un nuovo piano, nuova cosa. Qui i nemici sono più battibili. Questo è l'ultimo piano per. Cioè, non ci sono più quelli grossi.
volevo dire, un attimo che qui intanto si dà una bella salvata arrivando fino a giù a segnare la mappa che anche qui entra, anche qui. E ormai ci sono, poi salvo la mappa, la puoi girare così. Questo si prende. Una noce, c'avevo. No. Un berenello d'argento, guarda, questa è una gioielleria. Intanto dai una salvata, oi. Allora, a questo punto staccherei la parte 1. Guarda, sono un'oretta di gioco circa. Poi vado avanti.